Allora ragazzi, vediamo adesso la tavola 5. Anche questa sarà una tavola divisa in quattro parti, quindi con quattro esercizi differenti. Adesso vediamo il primo esercizio da svolgere nel riquadro in alto a sinistra. Allora, il problema è questo: dato un segmento AB lungo 7 cm, disegnare un triangolo equilatero ovviamente col lato AB. Allora, intanto ricordo a tutti che un triangolo equilatero, come dice la parola, vuol dire un triangolo che ha i lati tutti uguali, quindi tutti i lati da 7 centimetri. Allora, l'esercizio è abbastanza semplice, come procediamo? Innanzitutto il dato, che adesso qui voi vedete disegnato in rosso, va sempre rappresentato nel disegno, quindi disegniamo subito un segmento in basso, chiamato A, con la lettera minuscola, lungo 7 centimetri. E lo riportiamo poco più in alto, parallelo, delimitandolo con le due lettere A e B. Quindi la prima cosa che facciamo è disegniamo la base di questo triangolo. Dopodiché apriamo il compasso con apertura pari a 7, che è esattamente l'apertura A, facendo centro in B, tracciamo un arco che parte per A. Faremo la stessa cosa dal lato opposto, quindi centrando in A con un arco pari a 7 centimetri, disegneremo l'altro arco. L'intersezione tra questi due archi determina il punto C. A questo punto abbiamo costruito il triangolo, perché basterà, un attimo, eccolo qui, basterà unire i punti A, B e C e avremo il triangolo equilatero, diciamo così, disegnato. Come sempre, poi dopo lo vedrete nell'ultima schermata. Occhio alle mine, nel senso che con le mine F dobbiamo sempre ripassare i lati finali, quindi in questo caso sarà tutto con una mina più leggera, tranne il triangolo finale ABCD. Bene, vediamo invece adesso il secondo esercizio, che è nel riquadro in alto a destra. Allora, in questo caso il problema dice: dati due segmenti AB di 9 cm, che sarebbe la base, e AC di 5, disegnare il triangolo rettangolo. Allora, in realtà questo esercizio noi in parte lo abbiamo già svolto. Perché? Perché abbiamo già nella tavola precedente, la tavola 4, costruito la perpendicolare in un punto estremo di un segmento. Quindi è la stessa identica costruzione della tavola 4, che adesso non ripeto, però la vedete rappresentata nel punto A. Quindi il segmento AB, nel punto A la costruzione ci permette di determinare diciamo così, il punto dove passerà la perpendicolare, che sarà il punto G. A questo punto riportiamo nel punto, passando per A e G, la stessa altezza di B, cioè 5 cm. Okay? A questo punto, trovato C, uniremo C e B e questo esercizio sarà completato. Vediamo adesso invece l'altro esercizio da fare in basso a sinistra. Dice: dato un segmento AB lungo 5 cm, disegnare un triangolo isoscele. La base ovviamente deve essere AB pari a 5 cm. In questo caso i due lati saranno a piacere. Allora partiremo come sempre disegnando il dato, quindi un segmento A lungo, in questo caso 5 cm, e lo riporteremo sopra identico, delimitato dalle due lettere A e B. A questo punto un triangolo isoscele, ricordo a tutti, è un triangolo che ha due lati uguali tra di loro, quindi avrà una base con una certa dimensione, in questo caso 5 cm, e due lati inclinati della stessa identica dimensione, che in questo caso non è un dato, ma è un dato che potete assumere a piacere. Quindi, procedendo, aprirete il compasso con un'apertura a piacere, centrando in A, disegniamo il primo arco. Faremo la stessa cosa con la stessa apertura, centrando in B, e avremo il secondo arco. L'incontro tra i due archi determina il punto C. E eccolo qua, unendo tutti i segmenti A, B e C, avremo un triangolo isoscele. Questo triangolo ovviamente è un triangolo che avrà la base, ripeto ancora una volta, B pari a 5 cm, e i due lati inclinati a C e CB ti misura a piacere. Vediamo adesso l'ultimo esercizio, che ci viene chiesto di disegnare un triangolo scaleno di cui conosciamo i lati, quindi AB sarà in questo caso la base 9 cm, AC 7 e BC 5. Allora disegniamo come sempre A, B e C alla base del disegno, che sono i due
i tre lati che noi conosciamo, riportiamo subito la base a B sopra, pari a 9 cm. A questo punto in A disegneremo un arco con apertura 7 cm, 7 cm sarebbe appunto B. Da B faremo la stessa cosa con apertura 5 cm, che è il lato C, e quindi determineremo il punto di intersezione tra questi due archi che si chiama C. Uniremo a questo punto tutti quanti i segmenti e avremo in questo modo determinato il triangolo scaleno. Allora, quella che vedete così invece è la tavola chiaramente finale, così come deve essere svolta. In questo caso non ci saranno più i colori, ma potete ben vedere gli spessori delle linee. Quindi le linee che vedete più spesse sono quelle da realizzare con la mina F e tutte le altre con la 2H. E le scritte sono tutte, le lettere sono tutte da riportare. E le scritte blu invece con il testo del problema, questo nella tavola finale non c'è bisogno di riportarlo.